ciclo I capolavori raccontati, storie, segreti e avventure delle più celebri opere d'arte. Questo è il quarto appuntamento della quarta edizione del ciclo, quindi siamo a metà del percorso di questa serie di incontri previsti ogni giovedì sera alle ore 21 fino al 10 marzo, con l'interruzione del 25 febbraio. Questa sera diamo il benvenuto al dottor Piero Boccardo, direttore dei Musei di Strada Nuova. Con lui questa sera ci trasferiamo a Mantova, alla Corte dei Gonzaga, e il capolavoro che il dottor Boccardo ci racconterà questa sera è la Camera degli Sposi. Quindi ringraziamo il dottor Boccardo per aver accettato anche quest'anno l'invito a partecipare a questa serie di incontri. Lascio a lui la parola e auguro a tutti voi una buona serata. Buonasera, grazie Claudia per la sempre gentile presentazione. Quest'anno per una pura combinazione, non so se avete seguito il programma, si parla molto di Lombardia, è a Brera lo sposalizio della Vergine di Raffaello, di cui ha parlato la volta scorsa Cristina Cidini, il Cenacolo di Leonardo altrettanto, il quarto stato di Perizia Volpedo, pur sempre a Milano. Io mi sono spostato su Mantova. È una pura combinazione, non Marco Carminati, quando coordina la squadra durante l'estate, non mette particolari vincoli e non soltanto esamina se nell'insieme la cosa è coerente. Devo essere sincero, nelle mie scelte, al di là della logica, siamo ormai a quasi 30 appuntamenti dei capolavori raccontati. Nelle mie logiche c'è quello sempre di scegliere momenti che sono chiavi di volta dell'edificio che è la storia dell'arte occidentale. E a questo elemento ne aggiungo un altro molto personale, le cose che mi sono sempre piaciute moltissimo. Al di là del fatto che io le abbia studiate o non abbia studiato, quelle che vi propongo sono sempre cose che ho apprezzato, e nel caso di Mantegna forse della serie che vi ho presentato in questi anni è stata la prima. Facevo il liceo quando venne rubata una parte del Politico di San Zeno a Verona, poi ritrovato fortunatamente, quel momento non sapevo ancora chi era Mantegna e mi documentai e scoprì così questo mondo. Quindi ho deciso di proporvelo, e seguendo le indicazioni di Marco Carminati conto anche di allargare il discorso al contesto. Marco Carminati ha fatto le tipiche espressioni del giornalismo: chi, dove, come, quando, no? Ecco. Allora la prima cosa è chi, e la questione in ballo è Andrea Mantegna, l'artista. La data di nascita di Mantegna, in tempi in cui non esisteva ancora alcun tipo di anagrafe, né civile né religiosa, è fondata su un dato di quando lui ha ormai 17 anni, firma un'opera dicendo di avere 17 anni. Tuttavia, siccome sappiamo che quest'opera viene consegnata durante l'estate, potrebbe essere nato nel 1431, che sarebbero esattamente 17 anni, ma di fatto potrebbe averne compiuti di lì a poco gli anni, e quindi si retrocede anche agli ultimi mesi del 1430. Nasce a Padova, o meglio, nei dintorni di Padova, una frazione che allora si chiamava Isola di Carturo e adesso si chiama Isola Mantegna, chiaramente ha il nome del grande protagonista. E all'idea che tutti abbiamo normalmente di Padova,
soprattutto come di città universitaria, voglio aggiungere una memoria. Chi di voi ha visto la Cappella degli Scrovegni sa che è anche detta Cappella all'Arena, perché di fatto sorge su fondazioni di quella che era il circo di Padova, il circo romano di Padova. E questi muri che vedete in primo piano sono appunto resti dell'arena romana. Faccio questo riferimento perché allora Padova manteneva ancor più di oggi resti delle antichità classiche ed è certamente stato questo un primo impatto per il giovane Mantegna con l'antichità. Ma Padova soprattutto era e continua a essere la città della Basilica del Santo, e la Basilica di Sant'Antonio, dai tempi di Mantegna, ha al suo lato il monumento equestre a gatta melata di Donatello. Una cosa che facilmente il grande pubblico non sa o dimentica è che in questo torno d'anni, cioè a partire dagli ultimi decenni della prima metà del 400, per essere più chiaro, dal 1440 circa fin verso il 1490, la presenza di artisti toscani in Veneto è massiccia. E quindi bisogna tener conto che la cultura veneta in quegli anni ha un arricchimento nella direzione della Toscana assai importante. Ma più che il monumento di Gatta Melata, è all'interno della Basilica il grande altare del Santo, appunto, commissionato a Donatello, e sono di Donatello le statue che lo coronano e i rilievi. Rilievi che fanno conoscere al Veneto, appunto, i raggiungimenti in campo prospettico che in Toscana sono stati ottenuti. Tenete conto che sono dei rilievi in bronzo e la profondità reale di questi rilievi è di poco più di un centimetro, ma i piani, questo è un primo piano, questo è il secondo piano, la griglia del fondo, una seconda griglia, una terza griglia, quindi riesce a dare un'illusione prospettica Donatello nella fusione in bronzo, quindi la più alta delle realizzazioni in campo scultoreo, impressionante. Va tenuto conto, peraltro, che la forma dell'altare del Santo, secondo il progetto di Donatello iniziale, era diverso. Ve lo segnalo adesso perché poi tornerò a parlarne. Doveva essere una struttura architettonica molto più pronunciata, una sorta di grande baldacchino in cui inserire le statue che poi sono state effettivamente realizzate e i rilievi. Questa griglia centrale era quella che doveva mostrare ben protetto il corpo del Santo, ovviamente. Il primo incarico autonomo a Mantegna viene dato quando nel 1448 gli vengono commissionati, insieme ad altri artisti padovani, gli affreschi della Cappella Ovetari, pur sempre a Padova. Quello che vi mostro è una ricostruzione virtuale, perché questa parte della cappella è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. La durata di questa decorazione investì parecchi anni, la fine è nel biennio 55-57 e risale a quest'ultima fase la decorazione. Questa invece è una parte, per così dire, superstite della decorazione, dove l'invenzione di Mantegna è quella di non fare più, come nel caso precedente, un pilastro che divide la scena in due parti, dove, come vedete, c'è una serie di citazioni classiche molto, molto precisa, e una resa spaziale che proprio dipende dai raggiungimenti di Donatello che vi ho mostrato prima, ma riesce addirittura a inventare questa soluzione di una colonna centrale in uno spazio che si finge unico. Le due scene sono due scene diverse, due momenti diversi della vita di San Cristoforo, ma lo spazio ricreato è uno spazio unico. A mostrare il talento precoce di Mantegna, in tempi in cui senza dubbio si faceva carriera, se dotati con tempi ben diversi da quelli attuali,
C'è da dire che quando a Mantegna vengono affidati gli affreschi della Cappella Ovetari, ha già citato in causa il suo maestro, Francesco Squarcione, perché non lo pagava abbastanza, ma il tutto a 17 anni. Quindi a 17 anni ha già l'autonomia di chiamare in causa il suo maestro per quanto lo paga, consapevole quindi di essere in grado di svolgere una funzione all'interno della bottega di Squarcione tale da meritare appunto una miglior remunerazione. Questa è la chiesa degli Eremitani, ove era la cappella era in questa zona qui, vedete completamente distrutta, quindi quel che avete visto è stato recuperato dalle macerie. La prima scena, quella dedicata alle due storie di San Giacomo, non esistono solo frammenti, non sono stati ancora ricomposti. A indicar meglio però la temperie culturale del suo tempo è un'altra opera sempre per Padova, che esegue per la chiesa di Santa Giustina, precisamente per la cappella dedicata a San Luca, e questo è San Luca, e vedete che la richiesta della committenza è ancora di un politico alla medievale, per usare gotico, ecco, la cornice è andata perduta, ma la struttura, la cornice originale voglio dire, ma la struttura, come vedete, già soltanto il fatto che sono archi ogivali quelle delle varie tavole dimostra, quindi la committenza è ancora legata a un certo tipo di opere. In compenso Mantegna presenta già una costruzione spaziale, cioè queste figure non sono ritagliate come nella maggior parte della pittura tardogotica, ma acquistano uno spazio proprio all'interno di ogni alta. 1453 è un anno significativo perché appunto incomincia la fase finale della decorazione della Cappella Ovetari, ma si sposa e si sposa con una fanciulla, la sorella di Giovanni Bellini, del grande pittore veneziano, sintomatico quindi di una conoscenza diretta da parte di Mantegna della bottega dei Bellini. Padre di questa ragazza e di Giovanni Bellini era il più anziano, Jacopo, quindi una conoscenza della pittura veneta, una conoscenza della pittura veneziana al massimo livello a quella data, e nel contempo una serie di scambi mutui. Lui impara delle cose dalla pittura veneziana e dai Bellini in particolare, ma ci sono prove evidenti che anche Giovanni Bellini impara dal cognato acquisito. Questa è la presentazione al Tempio di Mantegna, dove fra l'altro si ritiene che questo sia l'autoritratto di Mantegna e questo sia il ritratto della moglie proprio nell'anno del matrimonio, forse anche per via del soggetto, per celebrare o l'arrivo o la nascita di un figlio. Qualche anno più tardi Giovanni Bellini ripropone lo stesso soggetto in una chiave, come vedete, praticamente identica. Aggiunge qualche personaggio, ma la struttura d'insieme, come vi mostro riportando, è proprio esemplata dall'opera di Mantegna. Analogo processo si realizza in quella che è uno dei principali capolavori giovanili di Mantegna. Teniamo conto, 25 anni quest'opera. L'orazione di Cristo nell'orto, con una rappresentazione di Gerusalemme che è più una Roma che una Gerusalemme, con una serie di edifici dalle forme classiche e di citazioni dall'antichità. Questa è chiaramente esemplata dalla Torre delle Milizie sopra i mercati Traianei a Roma. Un dettaglio su questo campanile, non potete vederlo nonostante l'immagine che vi propongo sia un ingrandimento notevole rispetto all'originale, c'è una mezzaluna. E questo fa pensare che in questo anno, 55, si stia riflettendo sulla recente caduta di Costantinopoli in mano turca e, dato la temperie, si comincia a pensare, ed è l'ultima volta che succede, a una crociata nel ipotetico tentativo di liberare non soltanto
l'ex Oriente bizantino, ma soprattutto la Terra Santa dal dominio turco. Questa di Mantegna è del 55, questa di Gentile Bellini, dove non c'è più una ripresa puntuale come nel caso della presentazione al Tempio, ma piuttosto un ribaltamento della composizione, è quella di Bellini. Però vedete come il passaggio di idee, di modi di rappresentare, soprattutto nel caso di da Mantegna a Bellini, il gusto per l'antico e per certa resa molto scabra, quasi scultorea, per esempio, delle rocce. L'idea del paesaggio certamente è da Bellini che va verso Mantegna come sua cultura. Ecco appunto la Pala di San Zeno, questa che è l'opera, diciamo, che segna proprio l'acme della prima maturità dell'artista, la conclude che ha circa 30 anni, per la chiesa di San Zeno a Verona, una struttura che, forse se avete memoria visiva, ma vi aiuto, vedete che riprende in maniera molto puntuale la struttura che Donatello aveva pensato per l'altare del Santo a Padova. E questa idea architettonica non si limita soltanto all'aspetto esteriore della cornice, perché nel momento in cui andiamo a indagarla più nel dettaglio, vedete che c'è proprio una struttura architettonica resa in pittura che unifica le tre tavole, e in questo c'è il totale superamento del concetto del politico medievale, perché le tre tavole lavorano tutte e tre insieme, mentre il posizionamento delle figure è esattamente quello che aveva proposto Donatello. Quindi rende in forma pittorica un complesso che Donatello aveva immaginato nello spazio a tre dimensioni. Questa è la tavola centrale, dove percepite ancora meglio questo portico, dove ovviamente ogni elemento figurativo rimanda alla tradizione classica, a tutto ciò che poteva aver visto a Padova, a Verona, che ancor più mantiene esempi dell'antichità. E invece, nel preavvertirvi che quelli che vedete a Verona, i tre pannelli che vedete a Verona della parte inferiore della Pala di San Zeno, non sono più gli originali, perché gli originali sono, come tutto l'insieme, è stato portato via dalle truppe francesi a fine Settecento, i tre elementi sono rimasti in Francia, mentre le tre tavole principali sono state restituite alla fine dell'età napoleonica. I tre elementi inferiori, due sono a Tours e uno è al Louvre. E proprio della crocifissione vi faccio notare il dettaglio. Per questa idea dello spazio veramente innovativo, cioè in primo piano la collina scende e ci sono dei soldati di cui si vede soltanto la parte alta, perché stanno emergendo dal livello inferiore, cosa che riesce a dare appunto un'illusione spaziale di profondità totale. Solo nello sfondo una città di nuovo molto antichizzante, come solo Mantegna sapeva fare. Vi ho mostrato questo, adesso che torniamo a vedere la copia ottocentesca, il soldato qui non è stato fatto, il copista ottocentesco ha dimenticato questo dettaglio, che tutto sommato è in realtà una cartina al tornasole della qualità dell'impostazione prospettica di Mantegna nelle sue opere. Ma per dimostrarvi proprio al massimo quanto Mantegna studiasse, apprezzasse e riproducesse l'antico, questa San Sebastiano, che è quello del Kunsthistorische di Vienna, dove il santo è non solo orribilmente trafitto, come se dobbiamo dar fede alla tradizione doveva essere stato per effettivamente quasi morire, ma il tutto all'interno non solo di una grande rovina classica di Giancolità, ma poi di singoli frammenti. Si può pensare, ma d'altronde come si fa un San Sebastiano se non così? Ve ne ho portati a vedere due pressoché contemporanei, quello di Antonello da Messina, dove tutta la citazione dell'antico si limita a questo rocco di Colonna, e questo di Sandro Botticelli. Quindi nomi altrettanto importanti, altrettanto significativi nella storia della pittura, ma evidente appunto che per Mantegna l'antico ha un valore
fondamentale e soprattutto un valore fondamentale nel momento in cui lo può applicare a ragion veduta. San Sebastiano è un martire romano e quindi l'ambientazione non può che essere questa. Quando Mantegna viene incaricato di dipingere la palla di San Zeno è a Verona. A Verona c'è una pestilenza e qui compare per la prima volta Lodovico II Gonzaga, Marchese di Mantova, che gli scrive, questo è il primo documento che attesta una conoscenza diretta fra Lodovico Gonzaga e Mantegna, e gli dice: se vuol cercare di evitare la pestilenza e vuol andare a Mantova a finire di dipingere la palla di San Zeno, quindi questa lettera è anche un elemento di datazione sui tempi di esecuzione della palla di San Zeno, lui lo accoglierebbe volentieri. Da questo momento, appunto, Mantegna finisce la palla e si trasferisce a Mantova. Ma adesso ho risposto alla prima domanda, chi? Adesso vi devo parlare di dove, quindi parliamo di Mantova. Com'era Mantova ai tempi di Mantegna, o meglio, adesso ve la mostro come adesso, ma credo chiunque abbia avuto occasione di vedere Mantova, questa è una foto aerea, queste tre macchie nere sono l'allargamento del Mincio, che determina appunto il fatto che Mantova sia praticamente una sorta di penisola circondata dall'acqua, acqua che non è un vero e proprio, si chiamano laghi, ma non è un vero e proprio grande lago, non è molto fondo, è più palude che lago, e due ponti collegano le due sponde del Mincio. Vista un po' più a solo volo d'uccello, è anche più serena come immagine, direi, cioè la presenza del Mincio è meno inquietante di quella. D'altronde, ho detto meno inquietante, ma chi conosce Mantova sa che d'inverno il clima è orripilante per il freddo e l'umido, d'estate è orripilante per il caldo e l'umido. L'unico elemento positivo per chi piacciono le rane fritte, io le trovo squisite e di conseguenza Mantova è il luogo adatto dove andare a mangiarle. Questa è Mantova come oggi. All'epoca dei Gonzaga la dimensione della città era più o meno limitata da questa linea verso il Mincio, ma di tutto questo territorio poi questa grande isola è quello che oggi conosciamo come Palazzo Ducale. Talmente grande che arrivando a Mantova dal Ponte San Giorgio tutti gli edifici che si vedono, qualunque altezza abbiano, salvo questa che è il campanile della cupola della cattedrale, tutti questi edifici sono il Palazzo Ducale di Mantova, uno dei complessi abitativi più grandi, circa 500 stanze si parla, quindi veramente colossale. Visto da un altro punto di vista, lo riconoscete forse meglio, questa è la piazza del Duomo di Mantova, questa è la parte più antica, e il ponte di San Giorgio è questo qui. Tutto questo, tutta questa grande, è il Palazzo Ducale nelle sue varie fasi, nel senso che questo intero complesso lo possiamo distinguere in più parti e quelle che ci interessano di più per il momento sono la Corte Vecchia e il Castello di San Giorgio. Tutte le altre parti sono costruite dopo il periodo di Mantegna, cioè sono 500 e 600. La parte antica, dove inizialmente abitano i Bonaccolsi, signori di Mantova, fino al 1328, dal 1328, venendo proprio letteralmente prima cacciati e poi sterminati dai mantovani, subentrano i Gonzaga, inizialmente col titolo di capitani del popolo, e trasformano la residenza dei Bonaccolsi in questo palazzo nel corso del 300, e verso la fine del 300 viene costruito il Castello San Giorgio, staccato da Corte Vecchia, più vicino al ponte di San Giorgio, meglio difendibile perché non si tratta di un palazzo ma di un vero e proprio vero castello. A questo punto il potere dei Gonzaga a Mantova si è già notevolmente consolidato, ma il titolo è pur sempre solo
quello di capitani del popolo. Nel 1428 Gio Francesco Gonzaga, che qui vedete nella medaglia coniata da Pisanello, ottiene, paga profumatamente il titolo di Marchese di Mantova, e qui vedete appunto lungo la parte inferiore della medaglia Primus Marchio Mantue. Quindi si passa da un potere teoricamente conquistato per meriti acquisiti in città a un'investitura feudale da parte dell'imperatore. E a lui succede Lodovico II, che è il committente di Mantegna di cui vi ho già accennato, e il suo nome in questo caso è Marchio Mantue et cetera, cioè oltre che Mantova ormai è diventato padrone di molti. Il potere dei Gonzaga a questo data si fonda anche su grandi possedimenti terrieri, e Mantova è per certi versi, forse esagerando, gli storici dell'economia mi perdonano se dico qualcosa di sbagliato, il granaio della Repubblica di Venezia, cioè le derrate del Marchesato di Mantova vengono vendute soprattutto a Venezia, e abbastanza presto il reddito che danno questi prodotti investiti nel debito pubblico di Venezia. Quindi è un'economia da un lato agricola, dall'altra finanziaria. Ma poi l'aspetto più significativo dei Gonzaga è che diventano prestissimo veri imprenditori della guerra. Non a caso qui in alto c'è scritto capitano degli armigeri. Di fatto i Gonzaga e Lodovico II in particolare hanno grandi truppe al loro servizio, sono capitani che a seconda della situazione sono al servizio dell'uno e dell'altro. Vi ho già citato prima la caduta di Costantinopoli, proprio perché i Gonzaga stanno da un lato tessendo tutta una serie di rapporti internazionali destinati a consolidare la famiglia anche attraverso una politica matrimoniale molto molto oculata. Se si guarda l'albero genealogico di Gonzaga, riescono a imparentarsi praticamente con tutte le persone che contano a quella data. Ma dall'altra cercano anche di avere ottimi rapporti con la Chiesa. Ed è quindi non un caso che, mettendo insieme tutti questi elementi, Papa Pio II Piccolomini celebra una sorta di concilio, non è propriamente un concilio di tipo di contenuto strettamente dogmatico religioso, ma un concilio che vuole lanciare l'idea della nuova crociata contro i turchi. E questo concilio appunto si celebra a Mantova. Questo non ha nulla a che fare con Mantova, è Pinturicchio, una delle scene della libreria Piccolomini nel Duomo di Siena, ma è proprio la scena che celebra il concilio di Mantova indetto da Pio II. Pio II ci crede molto in questa idea, per questo Lodovico II Gonzaga tesse rapporti strettissimi con l'imperatore. L'idea è essenzialmente quella, prima di tutto, di riprendere Costantinopoli più che la Terra Santa, ma questo, che sarà appunto l'ultimo grande tentativo di crociata, in realtà non prende corpo. Fatto sta che, dicendo un concilio a Mantova, c'è bisogno di ospitare tutto le alte gerarchie ecclesiastiche che convergono su Mantova per questa ragione. E a questo punto Lodovico II lascia la residenza di Cortevecchia, dove aveva abitato fin quel momento, e si trasferisce evidentemente e la lascia ai prelati che convergono. Quindi il concilio di Mantova viene celebrato nell'ambito della Cortevecchia e si trasferisce nel castello di San Giorgio, che però fino a quel momento aveva avuto una funzione esclusivamente militare. E per questa ragione invece viene adattato, almeno una parte, a residenza della famiglia ducale. La chiamata di Mantegna a Mantova è proprio legata a questo fatto. Cioè Mantegna viene chiamato per sistemare almeno una parte dell'appartamento ducale, marchionale, nel Castello di San Giorgio.
non ne parlo, ma ve lo cito perché, per avere il quadro completo, contemporaneamente viene chiamata a Mantova Leon Battista Alberti. Quindi in questi anni la situazione culturale mantovana è del più alto profilo che ci sia in Italia. Solo Firenze può al limite gareggiare con... Tanto più che poi c'è tutto il côté umanistico di personaggi del livello, per esempio, di Vittorino da Feltre, che è a Mantova e che è stato uno dei docenti, diciamo così, di Lodovico II, e quindi il milieu culturale è straordinario. La prima Mantegna arriva a Mantova nel 1460 e Lodovico lo incarica per prima cosa sia della Camera Picta, cioè della Camera degli Sposi di cui vi sto per parlare, ma siccome ci sono delle opere murarie da fare, il primo incarico riguarda la cappella del Marchionale nel Castello San Giorgio, per il quale Mantegna realizza questa Morte della Vergine, che è molto significativamente ambientata a Mantova, perché quello che vedete è proprio il Ponte San Giorgio che unisce il Castello San Giorgio con l'altra sponda del Mincio. Quindi da questa finta finestra la scena della Morte della Vergine avviene in vista appunto del panorama che c'è a Mantova, ma il dipinto, che visto così oggi è al Prado, non dà l'immagine completa che doveva avere in origine, è stato completato, scusate la ripetizione, da un elemento che ha preso invece un'altra strada, è a Ferrara, alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, ed è questo Cristo con l'anima della Vergine. E il rapporto fra i due dipinti che vi ho mostrato è ampiamente dimostrato da questa ricostruzione, perché questo Cristo ha ai suoi piedi un arco che è chiaramente l'arco su cui era impostato questi due ultimi pilastri, e un altro arco è qui in cima. Quindi questo doveva essere l'aspetto complessivo della Morte della Vergine della cappella ducale. Ma sempre allo stesso ambiente vengono poi messi in rapporto altri tre dipinti di Mantegna, finiti agli Uffizi, in una forma di trittico che forse non hanno mai avuto in origine, e più molto probabilmente erano tutti elementi di una sorta di decorazione parietale, ove ciascun dipinto era incastonato nel muro, non veniva a costituire un dipinto. E riguardano pur sempre storie della Vergine, perché qui c'è l'adorazione dei magi, la presentazione al Tempio con la Madonna protagonista, e anche in questa, che è l'ascensione di Cristo, il ruolo della Vergine è segnato in maniera determinante. E finalmente arriviamo a parlare della Camera degli Sposi, avendo avuto gli elementi di contesto più chiari. Nell'insieme del Palazzo Ducale, quindi, è soltanto il Castello San Giorgio di cui parliamo. Vi ho mostrato ancora una volta il palazzo perché chi lo ha visitato così si rende meglio conto, perché entrando da Piazza Sordello, che è qui, prima di arrivare alla Camera degli Sposi si devono percorrere corridoi su corridoi su corridoi, dato appunto che il palazzo è stato concepito non in un insieme organico, ma per aggiunte successive. Precisamente è questa la torre dove si trova la Camera degli Sposi, e adesso ve la mostro più da vicino. L'elemento che spicca, direi in maniera abbastanza evidente in questo tipo di immagine, è che questa finestra corrisponde più o meno a questa, mentre quella del piano della Camera degli Sposi è spostata. E se guardate sull'altro lato, analogamente questa finestra e questa finestra sono in asse, e quella del piano della Camera degli Sposi è spostata. Questo spostamento di finestre, proprio spostamento, cioè non è che siano state costruite con le finestre disassate, ma vengono spostate le finestre, sono i lavori che vengono condotti più o meno fra 1460 e 1465, cioè fra l'arrivo di Mantegna a Mantova e il momento in cui comincia a lavorare la Camera degli Sposi. Una parte sarà stata certamente legata alla progettazione dell'insieme e una parte alla realizzazione di questa
scelta che ha una motivazione pratica molto evidente nel momento in cui entriamo nella Camera degli Sposi. Le finestre erano in mezzo alle due pareti, Mantegna richiede di spostarle perché in questa maniera non solo questa finestra viene a illuminare l'affresco di questa parete e questa quella di questa parete, ma per di più non ha delle finestre a spezzare la parete in due e quindi a rendere più difficile ambientare le scene. Una stanza pressoché quadrata, 8 metri di lato e circa 8 metri anche d'altezza, quindi quasi una sorta di cubo nel suo insieme, dove però solo due pareti sono affrescate, nel senso che solo due pareti sono affrescate con scene figurate, sono affrescate tutte e quattro e anche la volta, ma l'elemento unificante è la resa complessiva della struttura dell'ambiente, cioè questo zoccolo che corre lungo tutti e quattro i lati è uno degli elementi unificanti, insieme ai pilastri che trasformano questo ambiente in una sorta di loggia aperta. Fra un pilastro e l'altro corre fintamente una canna di ferro cui sono inanellate tende, queste grandi tende che scendono appunto da... E in questa maniera l'ambiente viene unificato in una sorta di padiglione con tende che a seconda se sono tirate o sono lasciate chiuse rivestono o meno le singole pareti. Ecco, da questo punto di vista è più chiaro appunto questa sensazione di padiglione con le grandi arcate che vedete. Vedete questa tenda è intera, questa qui interrotta dalla finestra ma c'è, questa è stata accostata e permette di vedere la scena. Le altre due pareti invece non mostrano le tende tirate, non ci sono figure, sono piuttosto piatte, ma sappiamo anche che in quest'angolo era il letto, certamente dico baldacchino per farmi intendere, cioè una struttura architettonica significativa di Lodovico e di sua moglie, laddove sappiamo perfettamente che la stanza con le logiche abitative del tempo serviva di notte come camera da letto e di giorno come camera da ricevimento, una sorta di studio, chiamiamolo così, di Lodovico. Quindi aveva una funzione multipla. Sappiamo con precisione, per merito delle ricerche che sono state fatte, aggiungo un dettaglio, la storia che vi sto raccontando, dato che è un capolavoro vi devo raccontare, non è secolare, cioè gli studi sulla Camera degli Sposi sono piuttosto recenti, datano dalla fine dell'Ottocento, perché proprio per la storia di Mantova, già a partire dal Cinquecento la Camera degli Sposi non la si vede più. Vasari, per esempio, è stato a Mantova, ha visto certe opere di Mantegna, non ha potuto accedere alla Camera degli Sposi, perché era ormai una parte integrante degli spazi più di conservazione del tesoro piuttosto che di residenza e come tale, nel momento in cui poi il Gonzaga decadono e soprattutto poi Mantova diventa austriaca, il castello di San Giorgio diventa un forte, niente di più, non lo si visita. La riscoperta di fatto è a seguito della annessione della Lombardia e del Veneto al Regno d'Italia, il Palazzo Ducale di Mantova perde il suo ruolo di fortezza, di fortificazione e di conseguenza si scopre questa. Da quel momento la storia dell'arte ha cominciato a interessarsi, e però è molto recente la scoperta della quantità enorme di documenti che riguardano specificamente la Camera degli Sposi. Quantità enorme di documenti dovuta al fatto che Mantova è stata saccheggiata in tutti i modi, soprattutto nel 600, ma l'archivio Gonzaga è rimasto intatto ed è pieno di carte che raccontano la storia della Camera degli Sposi. Dove non ci sono le carte, poi c'è Mantegna che ci ha dato delle informazioni. Proprio nel
intradosso di questa finestra, in questa decorazione di finto marmo, Mantegna ha scritto la data di inizio dei lavori, 1465 di 16 giugno, quindi di giugno. Inizialmente è stata presa piuttosto per la data di fine dei lavori, normalmente si data più facilmente, ma da un lato la data di fine lavori è chiaramente scritta poi su questa tabella, lo vedremo. Ma in più, tra i tanti documenti ritrovati in tempi recenti, ce n'è uno che data all'aprile del 1465, in cui è lo stesso Lodovico che scrive: «Vorressimo che tu provvedesti subito farne aver due carra de calcina de scaglia, cioè di scagliola, che fosse fresca e buona, e mandarcela in qualche burchielletta, cioè via barche, quanto più presto potesti, per forma che non la si potesse guastare, perché lavoressimo per adoperar a depinzer la camera nostra de castello». Quindi la camera degli spogli, è la data di acquisto, di commissione della calcina necessaria a intonacare le pareti. E avvisene del costo e della conduttura che te manderemo li danari. Quindi Lodovico da questo punto di vista è molto puntuale nell'amministrazione. Entriamo nel merito di cosa stiamo vedendo. Vi ho detto due pareti con scene figurate. Questa è la principale, principale perché è quella con cui si impatta entrando nella sala. La prima cosa che si vede, la parete di fronte alla porta d'ingresso, è questa. Delle tre arcate, una si finge chiusa dalla tenda, anche se poi c'è la finestra. Probabilmente in originale anche la finestra veniva chiusa con una tenda analoga a quella dipinta, quindi a rendere più. Dopodiché, con un'invenzione geniale, Mantegna sistema la scena al di sopra del piano del camino, così che il piano del camino diventa un elemento della scenografia. La terza arcata presenta la tenda chiusa, ma con dei personaggi che si stanno muovendo, famigli, cioè servitori, che danno un'idea di movimento, laddove invece la rappresentazione della famiglia marchionale è piuttosto statica nel suo aspetto iniziale. Guardando più da vicino, ecco, vedete questo effetto di movimento date dai famigli, vi divago perché così ogni tanto serve. Vedete che questi cortigiani hanno tutte gambe molto magre. E fra l'altro, riflessione, erano date in cui le signore non mostravano le gambe, mentre gli uomini mostravano le gambe, quindi ribaltando proprio rispetto ai concetti. Una cosa che ho appreso in tempi recenti è che se qualcuno di noi si misurasse un'armatura di questa data, il principale problema ce l'ha nell'indossare i cosciali, perché abbiamo gambe più grosse dei nostri antenati. Cioè, l'armatura del petto mi entrerebbe, mentre non mi entrerebbero i cosciali, perché abbiamo in generale gambe più grosse. Quindi questo riferimento a gambe piuttosto esili faceva parte dell'estetica maschile del tempo, quella che gli uomini avessero gambe piuttosto magre. Si capisce chiaramente che questi sono servitori e questa è la famiglia marchionale, chiaramente. Ed è su questa che dobbiamo indagare. Eccola qui rappresentata. Di tutti questi personaggi, o meglio, di tutti i principali protagonisti, abbiamo nome e cognome, a cominciare dal segretario del Marchese, che è Raimondo Lupi di Soragna. Questo è il Marchese Lodovico II, sua moglie Barbara di Brandenburgo, già un matrimonio di questo genere, era parente stretta dell'imperatore, la moglie di Lodovico, quindi chiaramente un matrimonio molto ben piazzato. Mancano i due figli maschi maggiori e si comincia invece da Gianfrancesco, Rodolfo, Barbara, Lodovichino, chiamato Lodovichino per distinguerlo dal padre, avevano lo stesso nome padre e figlio, e Paola. La mamma di Lodovico era Paola Malatesta, perché la generazione prima già comincia a tessere rapporti di Malatesta, signori di Rimini, quindi. Ma questo matrimonio sarà una delle cause
della fine della famiglia Gonzaga, anche se due secoli più tardi, perché Paola Malatesta porta la cifosi, cioè la gobba, tra i geni della famiglia, sicché tutta una parte di Gonzaga avranno la gobba. E Paola, per esempio, è una di queste. Viene rappresentata appunto seminascosta dal padre per non mostrare questo difetto fisico. La nana di corte fa parte di quei personaggi tipici del tempo, ma che poi a Mantova in particolare hanno ingenerato una storia priva di fondamento, cioè che esiste un appartamento dei nani in Palazzo Ducale. Non esiste un appartamento dei nani, è una riproduzione del Santo Sepolcro, figuratevi. Però questi spazi così angusti e la presenza di immagini di nani in diversi ritratti di varie epoche della famiglia Gonzaga ha determinato poi questa invenzione. E tenete conto appunto che mancano i due figli maggiori, perché poi vedremo, questi sono di fatto i due sposi che danno nome alla stanza, anche se alla loro epoca non la si chiamava camera degli sposi, la si chiamava camera picta, camera dipinta quindi. E la prima menzione di questa stanza come camera degli sposi è di metà Cinquecento. Non è escluso che entri nella definizione l'iscrizione che c'è sulla targa che vi mostrerò fra poco, dove si parla di Barbara come di coniux, quindi moglie, e che da questo nome di sposa in latino sia derivato il nome di camera degli sposi, ma con sicurezza la motivazione per cui la si chiama camera degli sposi non è nota. Rispetto a quello che normalmente immaginiamo la rappresentazione di un gruppo di famiglia, per usare un'espressione più banale, la foto di classe in cui si è tutti messi bene, in realtà notate che non c'è questo aspetto cioè il fatto stesso che il marchese si stia voltando, non stia guardando, l'unica che guarda gli spettatori è la nana, tutti gli altri sono un po' presi da altri fatti, ha fatto interrogare su quale sia l'effettivo dimenticato, c'è anche Rubino, è il cane seduto sotto la sedia di Lodovico, era il cane cui lui era più affezionato e appunto si chiamava Rubino. Vi dicevo che gli sguardi di questi personaggi chiaramente dimostrano che c'è qualche cosa sotto, ma solo in tempi recentissimi, ribadisco, si è cominciato a capire che storia c'è dietro questo affresco. Cioè no, questa non è semplicemente la rappresentazione, una bella rappresentazione di una famiglia assai numerosa. Barbara aveva dato a Lodovico 11 figli, quindi una famiglia senza dubbio prolifica. Non ci sono, mancano i due maschi maggiori, ma ne mancano anche altri. Una era già sposata, due erano in convento, quindi ci sono delle assenze per questa ragione. E Rodolfo Signorini, uno studioso mantovano che si è proprio appassionato a questo tema, ha svelato un segreto che è durato per circa un secolo. Cioè, in tutta questa situazione, la cosa che resta più misteriosa è cosa c'è scritto in quella lettera. La lettera è bianca, anche perché il marchese la tiene rivolta verso di sé, quindi non si può leggere. E a forza di ricerche, mettendo insieme tutti gli elementi, cercando di capire e di mettere in relazione tutto, Rodolfo Signorini è riuscito addirittura a trovare la lettera nell'archivio di Mantova. Come si fa a dire che sia proprio questa la lettera che ha in mano? Allora, innanzitutto leggiamo le prime righe della lettera che ha trovato Rodolfo Signorini, che dice: Illustris et potens domine finis tam confrater noster carissime. Inizia in latino, carissimo. Perché questo nostro illustrissimo consorte è pur declinato, per modo che i medici ne mettano al caso suo pericolosissimo, cioè
è moribondo, pregammo la Signoria vostra, gli piazza subito, avuta questa, trasferirsi fin qui per dare ordine ad quello sarà necessario per conservazione di questo Stato. Questa lettera la scrive Bianca Maria Sforza, moglie del Duca di Milano, al Marchese di Mantova, perché essendo il marito moribondo c'è rischio che la morte, il marito Francesco Sforza è il primo degli Sforza che è subentrato ai Visconti, ma la cui presa del potere non era così sicura e tranquilla, sicché la duchessa ha paura che la morte del marito improvvisa possa determinare la perdita del potere da parte degli Sforza e quindi chiama non soltanto Lodovico, ma Lodovico con le sue truppe, ovviamente, a difendere lo Stato di Milano, perché appunto si vuole la conservazione di questo Stato. La decifrazione della lettera non è certamente un elemento sufficiente per garantirvi che è questa la carta che ha in mano, però sempre Rodolfo Signorini ha trovato un documento scritto dal nonno di Baldassar Castiglione, il noto personaggio del Cinquecento, che si chiamava Baldassar Castiglione, come poi il nipote, che scrive a Venezia una lettera di questo tenore. Carissimi nostri, a ciò non vi meravigliasti intendendo l'andata dell'illustre signor nostro a Milano così subito, cioè così improvvisamente, c'è parso avvisarvi come, mettendosi questa mattina la sua signoria in ordine per andare al Domo, cioè stavano preparandosi per andare in Duomo, secondo usanza per il primo giorno dell'anno, era il primo gennaio 1462, la lettera che vi ho mostrato prima, non l'ho detto, è stata scritta il 30 di dicembre del 1461, quindi era arrivata proprio. Sopraggiunse un cavallaro dell'illustrissimo signor Messer Loduca, teniamo conto, a Mantova i Gonzaga sono marchesi, a Milano gli Sforza sono duchi, quindi il signor Duca non è altro che il Duca di Milano, con lettere della illustrissima Madonna Duchessa che gli scriveva volesse subito trasferirsi a Milano, perché il prefato illustrissimo signore staseva molto greve e grandemente si dubitava della vita sua, cioè è l'esatto corrispondenza della lettera che abbiamo mostrato. E così subito si è avviato là. Avemo voluto darvene avviso, a ciò intendiate il tutto, tenendo non di meno la cosa presso voi perché non para venga di qua. Cioè, intende dire, non fate sapere che ve l'ho detto io. Praticamente il contenuto è questo. Quindi, già questi due documenti messi in relazione ci danno una possibile interpretazione di questa scena. Il Duca ha appena ricevuto una lettera, sta dando disposizioni, si stavano preparando per andare in Duomo, questo spiega perché sono tutti così ben vestiti. La Marchese è abbastanza preoccupata, sta guardando verso suo marito per capire cosa diavolo sta succedendo. E quindi, in questo modo, Lodovico II non solo viene celebrato come Marchese di Mantova, ma come garante della situazione politica al momento, cioè nel momento in cui il Ducato di Milano chiede il suo intervento perché solo lui può garantire la sicurezza del Ducato, è una prova del potere che in termini almeno militari Lodovico ha. Tutto ciò viene a funzionare perfettamente nel momento in cui lo applichiamo sull'altra parete, dove la scena è rappresentata in questo caso invece con tutte le tende aperte, si vede un bellissimo paesaggio, quindi non siamo più dentro il palazzo ducale e in due parti ci sono rappresentati cavalli e cani, che Ludovico fosse appassionato di cani, ve l'ho già detto, l'immagine di Rubino dimostra. Ma nella terza scena c'è di nuovo un assembramento di personaggi importanti. Eccoli qua. Questo è Lodovico, vestito non più nella maniera magniloquente di prima, ma più da viaggio, diciamo così. E alla stessa maniera sono stati individuati tutti i personaggi.
Questo è il primogenito Federico, quello che siederà sul trono di Mantova dopo Lodovico. Questo è suo fratello minore, Francesco. Questo è il terzo, Lodovichino. E poi Francesco e Sigismondo sono i due figli di Federico. Francesco sarà il successivo erede rispetto a Federico, per farmi capire, è il futuro marito di Isabella d'Este. Quindi si arriva alla generazione a cavallo fra 4 e 500. Francesco è stato appena nominato cardinale, Lodovico aveva già gli ordini, sarebbe poi diventato vescovo, Sigismondo diventerà a sua volta cardinale. Ovviamente a uno dei figli si faceva seguire la carriera ecclesiastica, che arrivava sempre a questo livello sociale, ai massimi livelli. Ecco. Sappiamo con precisione che l'incontro fra Federico, fra Lodovico e suo figlio Francesco, nominato cardinale, che da Pavia, venuto a sapere che era stato nominato cardinale, si è recato a Mantova, è avvenuto a Bozzolo. Ed è avvenuto a Bozzolo perché Lodovico aveva lasciato Mantova per andare a Milano e quindi le strade del padre e del figlio si sono incrociate. Non si sono trovati a Mantova, non si sono trovati a Milano, si sono trovati in questa località secondaria, ma è stato un incontro combinato ma fortuito. E questo spiega quindi come mai ci si trova in quest'ambito. Dopodiché ci sono ancora ulteriori elementi. Ho dimenticato, Cristiano I di Danimarca era cognato di Lodovico e Federico III d'Asburgo stava, imperatore, stava preparando insieme a Lodovico la famosa crociata che poi in realtà non si tiene. Quindi la presenza di questi altri personaggi ha questa motivazione. Dovete credermi sulla parola, anche perché perfino dal vero si vede poco, ma in questa che è la terza scena della seconda parete, qui sono stati riconosciuti, ormai ridotte a frammenti evidentemente dipinti a secco sull'intonaco fresco, i re magi. Cosa c'entrano le immagini in tutto ciò? La data. Quando è l'Epifania? Il 6 di gennaio. La lettera è arrivata a Mantova il 1 di gennaio, come vi mostravano i documenti, e l'incontro a Bozzolo è avvenuto il 3 di gennaio. Quindi i re magi sono soltanto in cammino, non sono ancora arrivati a Betlemme. E quindi Mantegna usa ancora questo escamotage per datare ancora meglio. Cosa viene fuori da tutto ciò? Viene fuori che, da un lato, il ruolo di Lodovico è strategico nell'Italia del momento, nell'Italia del Nord quantomeno, e la nomina del figlio a cardinale, il primo Gonzaga che diventa cardinale, dimostra anche il potere acquisito nei confronti della Chiesa. Probabilmente ne vengono i meriti anche dalla politica tenuta nei confronti di Pio II e della convocazione della crociata. I lavori finiscono per la decorazione della Camera dei Sposi nel 1574. C'è un'iscrizione in latino e oggi illeggibile, ve l'ho tradotta e ve l'ho resa leggibile per facilitare. Per l'illustrissimo secondo Marchese di Mantova, Lodovico, il migliore fra i principi, un po' di piaggeria d'altronde ci vuole in queste occasioni, incrollabile nello spirito, e per la di lui illustrissima moglie, ecco, questo è il coniux che fa pensare che sia abbia dato origine al nome Camera degli Sposi, incomparabile gloria delle donne, 11 figli, è indubbiamente un'incomparabile gloria delle donne. Andrea Mantegna, padovano, firma in questa dimensione subito dopo il nome del suo committente. Tenete conto quindi della, come dire, coscienza di sé che l'artista ha acquisito in una situazione di questo genere. Compì questa piccola opera. Opus hoc tenue, scrive in latino, ve l'ho reso questa piccola opera. Di nuovo una
una forma di captatio benevolentiae, perché chiunque sia nella Camera degli Sposi certo non pensa che questa sia una piccola opera, se non altro sapendo che sono durati 9 anni i lavori per la decorazione. Nell'anno 1474 a loro onore. Quindi aveva cominciato nel 65 di giugno, nel 74 termina. Non bastando questa targa in cui il nome di Mantegna esce a chiare lettere, Mantegna ci ha fatto anche un gioco, uno scherzo, e in questa parasta si è autoritratto. Questo è il ritratto di Mantegna nella candelabra. E non bastando ancora tutti questi elementi, lo sfondo di Roma della scena dell'incontro è di nuovo a suo modo una firma dell'artista. È uno che, non essendo ancora stato a Roma, ci andrà di lì a qualche anno, sa perfettamente cos'è la piramide di Caio Cestio, sa perfettamente come erano fatte le statue antiche, ripropone la mole del Castel Sant'Angelo, la mole Adriana a quella data. Tutte le citazioni sono molto puntuali per un artista che, in tempi in cui la circolazione delle immagini era limitatissima, sulla base delle fonti latine si è fatto un'idea chiarissima di com'è Roma, prima ancora di andarci. Potete immaginare la scoperta di Roma, cosa deve essere stata per lui. Ultima parte, la volta, dove intorno ci sono, nelle vele, scene mitologiche, medaglioni con i 12 Cesari, anche questa è una citazione dall'antico, e in ultimo il grande occhio aperto verso il cielo a dare un'ulteriore illusione spaziale rispetto all'illusione dello spiazio che veniva appunto dalla loggia lungo le pareti. E questo lo vedete meglio, appunto, la decorazione con scene che riguardano Orfeo, Arione ed Ercole, tutto in rapporto alla celebrazione del Duca, i bellissimi medaglioni esemplati appunto da medaglie classiche e altri elementi, e infine il gioco supremo dell'illusione spaziale, primi esempi o quantomeno fra i più remoti esempi di illusione spaziale nella resa prospettica, con dettagli anche esilaranti, tipo questa manina di questo putto che non vediamo nemmeno, spunta la manina, o anche questi scorci assai virtuosi. E mi sono divertito, sapete che ogni tanto mi diverto, a darvi la possibilità di girare intorno all'occhio e vederlo quindi da tutti i lati, in modo da scoprire tutti i vari dettagli, con l'idea normalmente interpretata che queste donne stiano preparando uno scherzo, cioè stiano per far cadere questo vaso di sotto. Finisco con una provocazione, internet fornisce delle possibilità di documentazione incredibili. Una ditta di decorazione di interni di Modena propone fra le sue realizzazioni un soffitto, ecco, questo dimostra la fortuna di Mantegna fino ai giorni nostri. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Piero per questo bellissimo racconto, sempre molto gradevole, pieno di dettagli, di curiosità, e questo PowerPoint ricco di effetti speciali. Il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo con Stefano Zuffi, che ci racconterà il quarto stato di Pellizza da Volpedo, quindi vi aspettiamo ancora numerosi. Grazie e buona serata.